Niente Caligiuri, l'avete definito un vero e proprio olocausto sulla 106, un numero di vittime altissimo nell'ultimo decennio. Sì, sono 205 dal 2013 fino al 2023. Abbiamo fatto questo rapporto per dire le criticità che ancora attraversa ancora oggi la 106. Facciamo i punti di proposta che speriamo che verranno ascoltati, ma come lei ha visto solo il consigliere Molinari è stato presente. Quando noi abbiamo mandato a tutti i sindaci e a tutti i politici le PEC, alcuni ci hanno risposto che per motivi istituzionali non potevano esserci, come il ministro Salvini, e che lo ringrazio, come Ernesto Rapani che aveva un'altra manifestazione e con anche l'onorevole Fuggiuele. Gli altri invece sono purtroppo assenti a questo dibattito che dovevano essere per risolvere i problemi, non sono presenti, e invece in ogni campagna elettorale ci fanno la solita registrazione che ci raccontano sempre lo stesso film. Di vittime, come sempre, purtroppo tante sulla strada della morte, l'avete definito un vero e proprio olocausto. Sì, è un vero e proprio olocausto, perché se da Sibari fino a Catanzaro negli ultimi 10 anni ogni 400 metri di media c'è stata una vittima, e da Catanzaro Lido a Reggio ogni 400 metri di media c'è stata una vittima, ipoteticamente abbiamo disseminato ogni 400-500 metri in Calabria negli ultimi 10 anni, da Sibari fino a Reggio, una croce, e questa è una cosa che dovrebbe fare riflettere tutti. A prescindere dal tratto che conosciamo, dal tratto estremo nord Calabria, no? Roseto, Sibari, per quanto riguarda il resto, che tempi si possono prevedere? Perché questa poi è la domanda cruciale. Allora, il Presidente della Regione ha fatto un ottimo lavoro dando anche il suo contributo affinché ci fossero 3 miliardi nella legge di bilancio, però questi 3 miliardi non garantiscono proprio nulla, non ci danno diritto a dire che ci sono dei tempi entro cui la legge di bilancio è qualcosa che oggi c'è e domani possono togliere questi soldi con la stessa semplicità con cui li hanno messi. Semplicità lo uso con un eufemismo. Dopodiché noi ci aspettiamo che in questo anno il governo vincoli questi soldi con una delibera CIPES, perché metterli in bilancio è stato importante, ma vincolarli significa far sì che questi soldi non vengano tolti mai più da nessuno. E se ciò avviene, i tempi ragionevoli per pensare di avviare un cantiere per una prima tratta di 106, nonostante lo sblocca cantieri, il decreto semplificazioni, è almeno 10 anni. Poi questo dipende anche molto dai sindaci, quelli che oggi erano assenti, se riescono a trovare una quadra nei tratti di loro competenza, se invece iniziano a litigarsi, ma i tempi sono questi. E questo ci consente anche di dire che è fondamentale subito, immediatamente varare un piano Marshall, consentitemi di dire questo, di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di interventi urgenti di messa in sicurezza, perché non possiamo stare 10 anni con la 106 che versa in condizioni comatose aspettando la 4 corsie. Giussi Spinella, chiaramente questi incontri servono per cercare di sensibilizzare, hai ricordato chiaramente tuo fratello Domenico e tutte le altre vittime. Sensibilizzare su questa tematica e di far diventare questa causa una causa che non riguarda esclusivamente chi ha perso qualcuno che ama sulla 106, ma che sia un obiettivo comune di tutti. Come dicevo durante l'intervento, mio fratello sarebbe potuto essere il figlio di chiunque, il fratello di chiunque. Questo non deve essere un obiettivo di poche persone, ma tutti dovremmo perseguire l'obiettivo che questa strada sia una strada diversa, sia una strada più sicura, e gli interventi per realizzare una strada più sicura sono davvero banali. Come dicevamo prima, le rotatorie, cercare di educare all'educazione stradale, ammodernare una strada che non riesce a sostenere questo volume di traffico attuale. Veramente interventi banali che dovrebbero essere presi a cuore dalle istituzioni, purtroppo non succede, e di anno in anno, anzi mese in mese, piangiamo delle vittime sulla 106.
Allora, che si prendano provvedimenti su tutto questo, per che non succedano queste cose, perché veramente si distruggono le famiglie così. E la perdita di un figlio non si accetta e non si accetterà mai. Sì, c'è poco, voglio dire, da dire, sono tornato dopo 2 anni qui in Calabria affinché mostrassi tutta la mia indignazione al sapere che questa galleria non è stata ancora messa in sicurezza totale, insomma, perché c'è stata una perizia della procura anche che ha stabilito che quella galleria non era nella massima sicurezza e che quel muretto abbia causato purtroppo l'evento tragico. Probabilmente, ripeto, poteva anche esserci l'incidente, ma non con quell'epilogo, insomma, perché dalla perizia si evince che la macchina, se avesse avuto un appoggio sul laterale di un guardrail, si sarebbe raddrizzata, si sarebbe fatto male, ma non quell'evento tragico che c'è stato, insomma, purtroppo, perché poi è sopravvenuto anche un pullman che non si sa come stava messo sulla strada, eccetera, e la macchina si è catapultata proprio su quel muretto e non ha avuto più scampo, insomma. E io aspettavo semplicemente che, semplicemente penso, c'è un problema, leviamo almeno il problema, è una strada buona, c'era rimasto questo problema alla galleria, all'ingresso, insomma, fatto un po'. Faccio milioni di chilometri e non ho mai visto una galleria con quei muretti, con questo tipo di situazione, insomma, ed è veramente pericolosissima, perché la strada che raggiunge questa galleria è buona, per cui uno ci cammina anche a velocità, insomma, questo è.